Il pranzo è servito. Bello, stupendo. Quindi so che lo renderò contenta. Buongiorno! Iniziamo questo video direttamente dalla palestra con un bel leg day. Io quando alleno le gambe faccio un mix tra allenamento con i carichi e allenamento a corpo libero. Adesso vi faccio vedere. Tornata a casa, oggi per pranzo ho proprio voglia di farmi una Nourish Bowl. Praticamente è una ciotola, un piatto ciotola, che ha come base cereali, quindi possono essere riso, farro, quinoa, miglio, qualunque cosa voi vogliate, sul quale poi si mettono diversi ingredienti, pensando ai termini di fonti proteiche, fonti di grassi e verdure. Sono molto versatili, sul mio profilo Instagram ne trovate alcune perché mi sbizzarrisco molto a farle e quindi adesso voglio farla perché è da un po' tanto che non me la faccio. Quindi iniziamo! Verdura del giorno, cavoletti di Bruxelles, che non so perché ma da piccoli ci hanno fatto terrorismo psicologico, ma io li adoro. Quindi li ho appena lavati, adesso tolgo il fondino e tolgo le prime foglioline e li taglio a metà per lungo. Tagliate a metà tutti i cavoletti di Bruxelles, adesso li condisco. Io li cuocio in forno e la cottura in forno è una delle cotture migliori affinché le proprietà delle verdure rimangano nelle verdure, perché quando viene cotto in acqua le proprietà delle verdure si disperdono un pochino. Comunque, prima di metterle in forno, io preferisco condirle dentro una ciotola. In questo modo il condimento va ovunque e siamo sicuri che siano tutti buonissimi. Aggiungo un po' di curcuma, ma dovete sapere che la curcumina della curcuma viene attivata se si aggiunge del pepe e una fonte di grassi, ad esempio l'olio di oliva. E poi infine aggiungo del sale. Ok, ora che ho condito tutto, stendo su una leccarda e cerco di essere precisa. No, sto cazzo. Vedi, tanto alla fine vengono tutti girati, quindi inutile. E in forno per, non lo so, a una temperatura che non lo so, perché ci devo stare attenta, perché ogni volta li brucio. Al mercato ho preso questi peperoni e sono bellissimi, quindi aggiungo qualche strisciolina di peperone rosso e giallo, giusto per dare colore e un pochino di sapore diverso. Cereale a scelta del giorno è del couscous, che si prepara semplicemente versando l'acqua bollente, mescolando un pochino e poi lasciandolo riposare, preferibilmente coperto. Come fonte proteica scelgo la feta e io la lavo sotto l'acqua e la tampono per eliminare un po' di sale, perché io lo trovo un pochino esagerato, però questo va a gusto. E la taglio tutta a cubetti. La taglio tutta perché in realtà sto cucinando anche per Jimmy, quindi un panetto per due ci sta. Nel frattempo, udite udite, le verdure al forno sono cotte. Alla fine ho buttato tutto insieme come una grande famiglia e adesso passiamo all'assemblaggio.
Quindi il couscous sul fondo. Verdure, la feta a cubetti, due caramelle che non guastano mai, e semi di sesamo, perché fa figo, essenzialmente. E il pranzo è servito! Come avrete notato, sono tutte preparazioni che bene o male si possono fare in anticipo. Infatti, la parte che ho lasciato per Jimmy è tutta pronta e nel momento in cui arriva, perché lui ha degli orari un po' particolari, cioè praticamente non si sa mai a che ora torna a pranzo, quindi mi tocca mangiare da sola. Vabbè, insomma, quindi appena arriva può assemblare il tutto e mangiare. Al cinema. Merenda preferita del momento è dello yogurt di soia con del cocco disidratato che metto in padella e faccio tostare, perché così non sa di niente, mentre tostato in padella è buonissimo. Yogurt mischiato con cannella e semi di chia, top. Questi, quando sono caldi, messi nello yogurt freddo, fanno un contrasto spettacolare. Dopo aver passato il pomeriggio a procrastinare sulla presentazione, sì, la stessa che stavo procrastinando nell'altro vlog, adesso mi metto i fornelli perché questa sera c'è la mia amica Linda a cena e ho in programma una cenetta con i fiocchi. Quindi iniziamo. Voglio fare un calamaro ripieno al forno. Stamattina al mercato li ho visti e ho detto, io con questi ci voglio provare a fare qualcosa. Non l'ho mai fatto, speriamo bene. Quindi iniziamo con il ripieno. Allora, ho tagliato le zucchine e adesso le faccio cuocere in padella con un filo d'olio e un pizzico di sale. Questi sono i calamari che ho comprato. Cioè, guardate che bestia. Adesso questo calamaro, che il pescivendolo mi ha già pulito, taglio tutti i tentacoli e le alette e le salto in padella dove prima ho fatto rosolare uno spicchio d'aglio. Non so di cosa stanno parlando. Poi scolo dei ceci e li frullo. Questa è la consistenza bella compatta che cerco, perché mi andrà a raddensare tutto il ripieno. Adesso il calamaro si è ben asciugato e adesso si può aggiungere un cucchiaio di pesto, ma è facoltativo. Poi aggiungo le zucchine, riaccendo il fuoco. A questo adesso aggiungo i ceci frullati. Il ripieno è pronto. È arrivato quindi il momento dell'assemblaggio. Quindi prendo i miei totani, questo è enorme, ok, e li riempio. Che bella! Guardate com'è bello ciccione rispetto a questo. Ok. E così li facisco tutti. Chiusi con gli stuzzicadenti, adesso li butto in forno. Allora, nel frattempo sono riuscita anche a farmi una doccia e a lavarmi. Ovviamente, ho fatto la doccia. Mi sono fatto una doccia, però non mi sono lavato. No, sotto la doccia schivavo le cose d'acqua. Madonna. Nel frattempo ho fatto anche una doccia e adesso sto aspettando Linda. L'idea di questo calamaro ripieno mi è venuta sì guardando il banco del pescivendolo, ma anche perché a Torino, una volta che siamo andati io e Jimmy 2 anni fa, mangiai un calamaro ripieno sul letto di pomodoro. Infatti lo servirò così. Quindi adesso lo cuocio in forno, 20 minuti, 180 gradi, e preparo a parte una salsa di pomodoro sul quale adagerò il tutto. E poi ho anche preparato il dolce. Ho fatto una delle mie ricette che trovate sul mio canale, che è il budino di cacao vaniglia e cacao. Cacao vaniglia adesso è di stagione, basta soltanto prendere la polpa e frullarla con un cucchiaino di cacao amaro.
lasciare riposare in frigo il più lungo possibile. Io l'ho fatto subito dopo pranzo oggi alle 2 e puff, si ha un budino buonissimo, semplicissimo e perfetto, che poi Linda so che adora perché è lei in realtà che me l'ha fatto scoprire, quindi so che lo renderò contenta. Perché no io? E io muoio comunque. Ma potevo non farti. Oh mio Dio. L'altra volta mi si era staccato. No, con quello fine. Cioè dalla musica classica al metal. Cioè, mi piace tutto. Cos'è il reggaeton?